Benvenuti nel ciclo incontri viaggio ai quattro angoli del globo. Oggi parleremo di Lady Montagu, una nobildonna che si trova a vivere tra Europa e Turchia a cavallo tra il 600 e il 700, anzi in realtà in Turchia va nei primi anni del 700. E insieme a lei, oltre a viaggiare, cercheremo anche di capire quelle che sono le storie particolari legate a questo incontro-scontro appunto tra Occidente ed Oriente. E lo faremo seguendo i fil rouge della sua vita che, come vedrete, ci serverà numerose sorprese. Mentre seguite il nostro incontro, devo pregarvi di disattivare, se non l'avete già fatto, il vostro microfono, perché altrimenti il sottofondo delle vostre voci o dei rumori che avete nella vostra stanza incide con l'incisione che appunto stiamo facendo di questa, la registrazione che stiamo facendo anche di questa conferenza, in modo che poi sia utilizzabile anche per chi in questo momento non si è potuto connettere. Dunque, la storia inizia in Inghilterra e inizia, come vedete, in un elegantissima residenza che si trova nel Nottinghamshire, che è la residenza della famiglia Pierpont. Infatti, la famiglia Pierpont era una delle più importanti famiglie nobili, di Inghilterra, di ascendenza addirittura francese. Il papà di, quella che noi conosciamo come Lady Montagu, ma che in realtà si chiama Mary Pierpont in Montagu, è infatti signore di tutta una serie di territori che si trovano in quella che è appunto l'antica contea di Nottingham, e a qualcuno a questo punto verrà in mente il famoso sceriffo di Nottingham, delle vicende, delle storie di Robin Hood. Ecco, il territorio è esattamente quello. I secoli però erano passati rispetto alle vicende di Robin Hood, e questa nobiltà, che è una nobiltà terriera, aveva costruito in quelli che erano al posto di quelli che erano gli antichi castelli a viti delle residenze sempre più eleganti, come quella che vedete già inquadrata in questa prima immagine, che è appunto la casa nella quale nasce nel 1689 Mary Pierpont, che poi ne conosciamo appunto come Lady Montagu. E la forgia di questa elegante residenza è dovuta a tutta una serie di trasformazioni che insistono sull'edificio tra il 500 e l'800, quindi questo è il risultato finale di una serie di superfettazioni, trasformazioni architettoniche. Dovete immaginare che all'epoca in cui, nel 1689, ripeto, nasce Mary, la residenza fosse un pochino meno decorata, ma era già comunque una residenza di impostazione palladiana, perché già era stata ampliata e trasformata per volontà proprio del nonno e del papà di Lady Mary, e quindi aveva già assunto caratteristiche molto simili a quelle che vediamo oggi. Questa è la prima residenza, Torres by Hall, ma che questa residenza, Holm Pierpont, che ha caratteristiche un po' più antiche, un maniero di impostazione cinquecentesca, è l'altra casa nella quale la giovinetta vive. Vive educata sostanzialmente dalla nonna paterna, perché è rimasta orfana molto presto e quindi si occuperà della sua educazione soprattutto la mamma del padre. Il padre infatti era spesso assente. Si trovava ovviamente per motivi politici a Londra, partecipando alle attività della Camera, e quindi lasciava la piccola Mary in mani sicure, nelle mani della nonna, la quale non vietava a Mary di poter entrare nella biblioteca del papà, dove si trovavano numerose edizioni dei classici del tempo, che molti dei quali erano di origine francese, a cominciare da Molière, Corneille, ma ovviamente anche tutti i testi del mondo greco, che lei dimostra di conoscere e di studiare con grande passione già all'età di 7-8 anni,
impratichendosi, grazie ai tutori che il padre le mette a fianco, della conoscenza, ovviamente del disegno, come era normale per le fanciulle di buona famiglia dell'epoca, di un po' di basi musicali, ma anche e soprattutto dell'italiano, lingua colta all'epoca e seguita da molti nobili europei, non soltanto inglesi, ma dalla Polonia si può dire alla Spagna, l'italiano era lingua praticata e conosciuta, e ovviamente anche il latino, seppur in maniera basilare, che nelle sue memorie dice lei aver iniziato ad apprendere con molta volontà e impegno da sola, per poi convincere il padre appunto a metterle a fianco un insegnante che le desse delle basi anche su questa lingua morta, ma comunque molto affascinante. L'immagine che vedete in questo momento è proprio l'immagine del suo papà, un padre lontano e assente, come erano la maggior parte dei padri all'epoca, poco interessati alla vera educazione emotiva dei figli, ma impegnati invece nel attribuire loro tutti quelli che erano gli elementi utili a poi un ingresso in società, cosa che in effetti per la giovane Mary avverrà abbastanza presto. E questa è un'immagine contemporanea del centro storico di Londra, in prossimità del Covent Garden, della chiesa di St. Paul, dove il 26 maggio del 1689 Mary, lo stesso giorno in cui era nata, venne battezzata alla presenza del padre, e questo è presumibilmente il fonte battesimale antico che ancora è conservato all'interno della chiesa di St. Paul e presso il quale fu battezzata anche Mary, che, come vi dicevo, però perde presto la mamma e quindi cresce, giovinetta di decisamente bell'aspetto, grazie alle attenzioni, appunto, ripeto, della nonna. E poi all'introduzione nella società del tempo di suo padre, che le chiede spesso di accompagnarlo in occasione di banchetti, cerimonie che si tengono a Londra. Ed è così quindi che la giovane Mary incomincia ad entrare in società e a conoscere quel mondo che è fatto di regole molto stringenti all'interno della nobiltà inglese e anche di rapporto con l'altro sesso, etero diretto dalla famiglia. Sposarsi all'epoca per una giovane come Mary, ma per qualunque nobildonna e non solo di tutta l'Europa, era un'operazione commerciale sostanzialmente, era un'operazione che prescindeva completamente o quasi completamente da qualunque elemento di tipo sentimentale. Ma come vedremo, Lady Montagu riuscirà in qualche modo a sfuggire, almeno inizialmente, o forse soltanto mentalmente, a queste regole sociali imposte. Infatti, suo padre, quando lei ha tra i 20 e i 21 anni, aveva già deciso quale sarebbe stato un matrimonio conveniente per la sua giovane, per la rampolla di famiglia, individuando in un ambizioso Shackleton lo sposo ideale, solo che Shackleton non piaceva affatto alla giovane Mary, la quale nel frattempo si era invaghita ed aveva avviato una relazione di tipo epistolare con Edward Watery Montagu, quello che diventerà in effetti suo marito. Suo marito apparteneva alla nobiltà White, vedremo che, cosa significa questo in questo momento particolare dell'Inghilterra. Era un giovane di belle speranze e decisamente di bell'aspetto, che qui vediamo dipinto da John Vanderbank in un ritratto che credo rende fedeltà all'avvenenza di quello che diventerà appunto lo sposo di Mary Moon, che prenderà quindi il cognome del marito e lo terrà per tutta la vita. Lady si invaghisce, come vi dicevo, di Edward, il padre è assolutamente contrario al matrimonio. I due per un certo periodo di tempo rallentano e allentano il loro amore, che sostanzialmente fu un amore epistolare, ma Mary, proprio quasi alimentando una sorta di amore romantico, che poi nella realtà non sarà tale, decide di fuggire, di proporre proprio una vera e propria fuga a Edward, di scappare insieme a Londra,
di chiedere la licenza di matrimonio e poi di sposarsi. Ed è quello che Edward decide di fare, convinto, almeno inizialmente, che la buona posizione sociale della famiglia Pierpont, come vi dicevo, una famiglia di antichissima nobiltà e che deteneva anche delle proprietà terriere considerevoli nel Nottinghamshire, in qualche modo lo avrebbero aiutato la sua ascesa sociale e politica. Sta di fatto che i due effettivamente scappano a Londra nell'agosto del 1712. Abbiamo il documento che attesta la concessione della licenza matrimoniale datato 17 agosto e il 23 agosto del 1712 il matrimonio è realizzato. Quindi i due diventano marito e moglie, e diventano marito e moglie anche perché e soprattutto perché Edward accetta il fatto che la sua moglie non abbia la dote. Su questo argomento poi torneremo, perché il fatto di avere o meno la dote per una nobildonna inglese, francese, ma anche italiana o tedesca, era ovviamente un passaggio fondamentale nelle reti relazionali, nella costruzione delle reti relazionali matrimoniali. E su questo elemento la stessa Mary avrà modo poi di scrivere un saggetto riguardo al fatto di quanto sia importante o in qualche misura negativo poter avere questa dote oppure no. I due quindi sposati, siamo nel 1712, risiedono a Londra e la giovane Mary, che già aveva avuto modo di essere introdotta a corte, ha la possibilità in qualche misura di brillare per sua sapienza, intelligenza, perché è una femme savant, una ragazza colta che sa muoversi bene in società, alla corte di Giorgio I. Giorgio I Hannover diventa re d'Inghilterra a partire dal 1714, alla morte di quella regina Anna che tutti noi abbiamo forse conosciuto un po' meglio a seguito del film che recentemente è stato realizzato e portato nelle sale cinematografiche, dedicato proprio alla sua particolare vicenda di regina che perde tutti i figli e passa una parte della sua vita malata, con un rapporto morboso con una nobildonna che fa da mediatrice tra lei e la corte. Al di là di come è stato rappresentato nel film, che appunto è uscito nelle sale l'anno scorso, al termine del regno della regina Anna si presenta il problema di trovare una giusta successione al trono e attraverso una serie di meccanismi che ora noi non riprendiamo per motivi ovviamente di tempo e anche per la complessità dell'argomento dinastico che si sostengono, diventa re d'Inghilterra Giorgio I Hannover, quindi un re tedesco, perché ricordiamoci che la dinastia inglese è una dinastia che ha avuto tutta una serie di commistioni stratificate nel corso dei secoli proprio con il continente e in particolare con la Germania. Giorgio I risiederà a lungo in Inghilterra, ma risiederà anche a lungo nelle sue terre a vite, spostandosi quindi ripetutamente dal continente all'Inghilterra e viceversa, e cercando in qualche misura di mantenere un rapporto di equilibrio in un momento invece politico molto difficile per l'Inghilterra, ma in generale per tutta l'Europa. Infatti, con la corte, diciamo così, inglese, cioè l'insieme dei nobiluomini che dividevano e cogestivano il potere del re, in quel momento era spezzata, diciamo così, in due, da una parte il partito dei Tory, un partito avverso sostanzialmente a Giorgio I, e dall'altro quello degli White, l'esponente più importante di questa fila è Robert Walpole, che sarà il primo ministro. Ed è proprio grazie a questa impostazione politica che il regno di Giorgio I sarà un regno, diciamo così, all'insegna di una tendenza sempre più costituzionale, in cui cioè il governo del re non è un governo assoluto, linea che avrebbero preferito perseguire i Tory, ma è piuttosto un governo che in qualche misura è contemperato nelle sue decisioni e dalle sue azioni, dalla presenza appunto
di una corte e dalla presenza di un primo ministro che ha un ruolo fondamentale nella mediazione tra le decisioni del re e della corte stessa. Sono anni anche difficili dal punto di vista politico internazionale, segnati da quella che è la ratifica del Trattato di Utrecht, la guerra, come vedremo, tra l'Austria e la Turchia e il tentativo sempre più presente degli inglesi di essere accreditati come potenza nel bacino del Mediterraneo, oltre che nel resto del mondo, acquisendo progressivamente il controllo di molti porti, compresi proprio quei porti che inizialmente appartenevano alla sublime porta, cioè al mondo turco. In questo scenario, ecco, che la nostra giovane Lady arriva a corte e incomincia a intessere le sue trame di relazioni che sono umane, che sono culturali, che sono fatte ovviamente di anche sottili sfumature che vanno verso le amicizie, le alleanze con donne, i mariti delle quali possono essere fondamentali per l'ascesa politica del marito di Wortley. E quindi, ad esempio, lei si lega molto a Sarah Churchill, questa bella giovane che vedete qui ritratta, che avrà un ruolo importante nell'appoggiare, ad esempio, l'ascesa del marito e nella definizione poi del ruolo del marito come ambasciatore presso la sublime porta, presso il Divan, cioè presso il sultano in quel di Costantinopoli. E intanto conosce intellettuali, tra cui Alexander Pope, che diventa all'inizio un suo carissimo amico, con il quale lei discetta di tutti gli argomenti. Poi Pope incomincia a manifestarle, diciamo così, un interesse che trascende da quello intellettuale e diventa sentimentale. Non sappiamo quanto Lady Montagu ricambi questo sentimento, sta di fatto che successivamente quella che era stata la simpatia e l'amicizia tra i due diventerà una fiera ostilità alimentata tanto da Mary quanto soprattutto da Pope, che in qualche modo le rinfaccerà di aver scritto delle pagine che in certa misura lo giudicavano negativamente. Forse non era così. Forse Pope era semplicemente invidioso della facilità, tutto sommato, con la quale la giovane Mary scriveva testi e poesie, e anche forse dal fatto che Mary in qualche modo aveva il coraggio intellettuale di non aderire sempre completamente in maniera passiva a quelle che erano le opinioni di Pope, ma anche di contrastarlo. Sta di fatto quindi che, se è vero che Mary si fa degli amici all'interno della corte, è anche vero che si fa dei nemici, nemici che crescono quando alcune sue poesie, alcune sue lettere vengono mal interpretate da alcune dame di corte, prese come un dileggio, un'accusa diretta, e quindi lei viene additata un po' come colei che cerca di mettere, diciamo, zizzania all'interno di questo gruppo di intellettuali. Per fortuna, il 1716, il 1715, dicevo, la vedono un po' defilata da questi intrighi di corte, perché, ahimè, lei contrae il vaiolo, forse lo contrae dal fratello, che di vaiolo muore. L'esperienza per lei sarà drammatica, perché il suo bel visino in parte rimarrà segnato, e anche se qui la vedete in un ritratto idealizzato, la sua pelle porterà inevitabilmente le cicatrici della sua esperienza, ma come vedremo, questa esperienza del vaiolo la segnerà. In quegli anni la mortalità da vaiolo in tutta l'Europa e nell'Inghilterra era altissima, oscillava tra il 50 e il 70% della popolazione che era infettata, ed era considerata una vera e propria sciagura, non soltanto per la popolazione minuta, per le classi sociali meno abbienti, ma anche e soprattutto per la ricca borghesia, per la nobiltà, perché una giovane donna che contraesse il vaiolo, che quindi rimanesse assicurata,
qualora fosse sopravvissuta alla malattia, ovviamente vedeva cadere in verticale, ad esempio, la sua possibilità di matrimonio e la sua appetibilità fisica. Per cui, al di là della sopravvivenza, che peraltro nel caso della variola major era piuttosto limitata, le conseguenze, ecco, per aver contratto il vaiolo erano veramente molto, molto gravi e funeste per la comunità che era segnata continuamente dalle recrudescenze di queste epidemie, che come vedremo coglieranno molto l'interesse di Lady Montagu, ma anche dei suoi contemporanei, proprio per quello che riguarda l'individuazione di una soluzione. Alla fine del 1715, Lady Montagu è anche diventata mamma. È diventata mamma di quello che è il suo primo figlio maschio, che le darà filo da torcere dall'adolescente in avanti. Sarà il classico figlio scapestrato che diventerà un viaggiatore sui generis, ma che appunto lascerà sempre molto turbata la mamma ogni volta che compierà qualcosa, perché diciamo così che sarà un ragazzo molto ribelle e molto indipendente. Lady poi avrà un'altra figlia più avanti e avremo modo di parlare. Quindi nel 1716 la famiglia Montagu, avendo ricevuto l'incarico di rappresentare il re d'Inghilterra alla Sublime Porta, cioè a Costantinopoli, si avvia, attraversano la Manica, arrivano in Olanda e, come vedete dalla cartina, incominciano a compiere il loro viaggio via terra, un viaggio abbastanza lungo e complicato che li dovrebbe portare a Costantinopoli. Ma quando si trovano in Austria, quando si trovano a Vienna, sono richiamati a nord, nella terra degli Hannover, perché nel frattempo il re d'Inghilterra è sceso appunto dall'Inghilterra ad Hannover e chiama a consulto il suo ambasciatore, per cui la coppia Montagu più ovviamente loro primogenito si sposta di nuovo a nord, raggiungono la corte di Giorgio I, che in questo momento si trova ad Hannover, si incontrano con Giorgio I, il marito di Lady Montagu ha le credenziali e tutte le informazioni a questo punto utili per partire alla volta della Suprema Porta, e quindi finalmente i due ritornano sui loro passi, si spostano in direzione del cuore dell'impero ottomano e a Adrianopoli finalmente hanno la possibilità di incontrare il sultano Ahmed III. E già qua, nelle lettere che Lady Montagu inizia a spedire costantemente alla sua sorella minore, ma anche a tutti quegli interlocutori che ha lasciato in patria, che in qualche modo ritiene in grado di comprendere le sue osservazioni, Lady Montagu si dimostra essere una donna molto curiosa, molto attenta nei confronti di quello che va via via incontrando, che sta comprendendo, che sta imparando a conoscere, e una interprete rigorosa e precisa delle usanze, delle abitudini che via via ha modo di incontrare nelle varie corti e nelle città che la stanno ospitando. Ad esempio, quando arriva a Vienna, Vienna che qui vediamo in una veduta un po' successiva rispetto al momento in cui lei passa, una bella veduta di Bernardo Bellotto che viene compiuta dai giardini di Belvedere, quei giardini che proprio, e la residenza del Belvedere, che proprio in quegli anni incominciava a essere realizzata grazie alla volontà del principe Eugenio di Savoia, Eugenio di Savoia che in quegli anni conduce vittoriosamente gli eserciti austriaci proprio contro il sultano Ahmed, cioè quel sultano che i Montagu avranno occasione di lì a poco di conoscere. E Lady Montagu ci racconta ciò che incontra a Vienna, le persone con le quali riesce a stringere amicizie e legami, le abitudini di corte, il protocollo, il modo di vestire delle donne, le musiche che sono ascoltate. Insomma,
redige, diciamo così, un diario di viaggio che è anche una sorta di reportage di quelli che erano sugli usi e i costumi delle corti che incontra, ma, e questo è il dato assolutamente unico, scevro da qualunque condizionamento di tipo politico o encomiastico, ma legato esclusivamente al dato reale. Chi si è occupato di storia dei viaggi al femminile, penso ad esempio a Luisa Rossi, che ha pubblicato recentemente un bel volume intitolato L'altra mappa, nel quale vengono analizzate le attitudini delle donne, a partire dal Medioevo in avanti, nei confronti del viaggio, ha dimostrato in maniera inequivocabile come le grandi viaggiatrici, che lo sono per scelta, e non è il caso di Lady Montagu, che viaggia perché deve accompagnare il marito nella residenza che il marito avrà come ambasciatore, però in generale le donne viaggiatrici tra 600 e 700 e anche all'inizio dell'800 rivelano una attitudine nei confronti dei mondi che vanno incontrando e una capacità di racconto molto più precisa e in qualche misura meno condizionata di quella che invece hanno gli uomini a loro contemporanei. In altri termini, mentre gli uomini sono spesso condizionati da dei pregiudizi o dalle necessità di tipo politico, economico, istituzionale, e quindi quando mandano i loro dispacci alla madre terra, in qualche misura giudicano ciò che stanno vedendo, Lady Montagu, come altre donne, racconta senza giudicare. E questo è un po' un elemento specifico che contraddistingue, diciamo così, il viaggio al femminile, ma soprattutto il reportage di viaggio che sia fatto in maniera sistematica o sia fatto attraverso una documentazione particolare e intima come quella delle lettere. Quello che vedete, ad esempio, è proprio un esempio di lettera scritta da Adrianopoli con questa scrittura fluida ed elegante di Lady Montagu. Pensate che lei scrive più di 900 lettere nel corso della sua vita. E ora gettiamo uno sguardo all'interno di questo mondo dell'aristocrazia, ma anche dell'aristocrazia che si va ad incontrare con altri mondi, quindi dell'aristocrazia diplomatica del Settecento. Il quadro è realizzato da Antonio Guardi, un pittore di origine veneziana che poi si muove tra Oriente e Occidente con ingaggi di vario genere e da parte delle autorità turche e da parte anche delle autorità occidentali, soprattutto francesi e non solo. Probabilmente questo quadro fu comprato dal figlio Edward, appunto, il primo figlio di Lady Montagu, anch'egli, come vi dicevo, viaggiatore. E che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere l'interno del palazzo Toptaki, che non riesco mai a pronunciare correttamente, siate gentili con le mie inettitudini linguistiche. Dicevo, l'interno del palazzo è proprio il sultano che incontra Ahmed III, che incomincia a incontrare personaggi che arrivano da tutta Europa. I protocolli di accesso alla casa del sultano, alle stanze che il sultano, tra l'altro, farà proprio restaurare durante il periodo del suo sultanato, erano molto rigidi. E quando i Montagu arrivano a Costantinopoli, vengono ammessi immediatamente, o meglio, il marito di Lady Montagu viene ammesso immediatamente alla corte, mentre la coppia troverà la propria residenza di fronte a Costantinopoli, in quello che era l'antico sobborgo di Pera, dove un tempo si trovava la colonia dei Genovesi. Qui vediamo, sempre dipinta da Antonio Guardi e sempre facente parte delle collezioni di Edward Montagu, il figlio di Lady Montagu, l'interno di una delle corti del palazzo di Top Capi, dove si distingue molto bene la parte sulla destra e sul fondo che venne realizzata, trasformata con queste arcate all'occidentale, come vi dicevo, venne trasformata proprio per volontà del sultano Ahmed III, con il quale i Montagu hanno le loro relazioni. E come potete notare, all'interno della corte sono presenti tanto i personaggi vestiti alla turca, perché appartenenti alla corte turca, quanto i personaggi
vestiti all'occidentale perché fanno parte di quelle gruppi di ambasciate tedesche, francesi, inglesi e così via che erano presenti presso la Sublime Porta. E ancora un'altra stanza in cui vediamo una specie di banchetto, una festa organizzata per gli ambasciatori che risiedono presso la Sublime Porta dal sultano. Quindi i riti che la famiglia incontra, che il marito soprattutto si troverà ad esercire, sono gli stessi riti della socialità politica, anzi della sociabilità politica, questo è il termine giusto, che vengono eserciti in qualunque corte, nella quale quindi si parlano tutte le lingue, ci sono le spie, ci sono coloro che mandano dispacci con lingue criptate nelle loro varie corte e cercano di capire quelle che sono le intenzioni del sovrano. Ma mentre il marito frequenta la corte, Lady Montagu dimostra subito una grande curiosità nei confronti della città di Costantinopoli e soprattutto del mondo femminile che incomincia ad incontrare per le strade della città. Così, mentre, e qui vediamo ancora un dipinto di Van Moor, un artista franco-olandese che a lungo risiederà a Costantinopoli, Istanbul, che dipingerà più volte personaggi e situazioni che si presentano all'interno del palazzo imperiale, del grande sultano. Dicevo, mentre il marito frequenta la corte e i riti di corte, la nostra Lady Montagu è attratta invece da tutto quello che succede veramente anche fuori. È attratta dal passaggio dei cortei, delle concubine del sultano e dei visir, cioè degli esponenti importanti di rilievo della città. È attratta dagli abiti, dai costumi, dai comportamenti di questi personaggi. E infatti a dimostrare proprio questo incontro tra civiltà diverse, quelle che vediamo sono alcune miniature realizzate da un artista che non è europeo, come potete capire dal modo con cui sta dipingendo, che è Evni, un pittore documentato tra il 1703 e il 1730-32, responsabile dell'illustrazione di miniature e di testi che appartengono alla corte di Ahmed III. Ecco qui alcuni, avete visto l'incedere, no, del corteo e vediamo invece come lo stesso corteo viene interpretato dagli occhi di un europeo, il Van Moor, del quale abbiamo già parlato. E vedete che si tratta veramente di una sensibilità non solo pittorica, estetica, descrittiva diversa, ma è l'incontro-scontro tra due mondi che devono dialogare dal punto di vista diplomatico, ma che sostanzialmente usano codici completamente diversi, a cominciare da quello estetico. Questi quadri, barra miniature, sono l'esemplificazione visiva di come il mondo turco e il mondo occidentale confliggono e si incontrano a seconda delle necessità e delle strategie economiche, politiche e istituzionali, ma fanno molta fatica ad avere un codice comune di confronto. Guardate i colori, avete appena visto le immagini di Van Moor. Qui siamo sempre alla corte di Ahmed III, che viene ovviamente sollazzato dalla presenza dei musici di corte, da quei giochi di tipo circense, come ad esempio la lotta tra gli uomini e l'orso, da saltimbanchi, insomma da tutte quelle attività che presso la tenda e presso il palazzo del signore si dovevano tenere, insieme alle danze delle donne che normalmente risiedevano nell'harem del sultano. Ed è proprio qui, su questo primo passaggio fondamentale, che Lady Montagu ha occasione di intrattenersi a lungo nelle sue lettere che verranno poi pubblicate dopo la sua morte, ma che sono già conosciute ovviamente dai suoi interlocutori in vita. Lady Montagu è colpita dal comportamento, dai costumi delle donne e così incomincia a scrivere. Ora che conosco un po' i loro costumi, non posso fare a meno di ammirare
o l'esemplare discrezione o l'estrema stupidità di tutti gli scrittori che hanno dato dei resoconti sull'Oriente. È molto facile vedere che le donne qui hanno più libertà di quanta ne abbiamo noi, poiché a nessuna donna di qualsiasi rango è mai permesso uscire per la strada senza due veli di mussola, uno che le copre tutta la faccia eccetto gli occhi, e un altro che nasconde tutta la capigliatura e le scende sino a metà schiena. Può indovinare come tutto ciò le travesta in modo così efficace che non c'è modo di distinguere la gran signora dalla sua schiava, e neppure il marito più geloso può riconoscere sua moglie quando la incontra, e nessun uomo osa toccare o seguire una donna per strada. Questa perpetua mascherata dà loro una completa libertà di seguire le proprie inclinazioni senza pericolo di essere scoperte. Ecco, Lady Montagu da questo punto di vista dimostra una capacità di cogliere l'essenza primaria dell'abito che ricopre le donne orientali, perché è una garanzia di libertà e di autonomia, a differenza di quello che scrivono gli uomini che dall'Occidente vanno in Oriente e dicono che le donne sono tenute in una condizione di totale sudditanza e soggiacenza. Lei individua invece, avendo la possibilità di parlare direttamente con queste donne, anche il livello di indipendenza e di autonomia che queste donne hanno. E soprattutto, grazie alla complicità di alcune di loro e della sultana, ha la possibilità di entrare in quello che è l'harem e l'hammam, cioè il bagno delle donne. Ancora una volta usiamo le sue parole per capire questo incontro speciale tra una nobildonna dell'Ottocento e la sultana e nel mondo della sultana stessa. L'appartamento del serraglio che io incontrai fu visto da me grazie alla sultana. La sultana appariva di buon umore e mi parlava con grande cortesia. Io non persi questa opportunità di apprendere tutto quello che era possibile sul serraglio, che è totalmente sconosciuto da noi. Ella mi assicurò che la storia che il sultano getta un fazzoletto alla donna che desidera è soltanto una favola, che in queste occasioni si fa così. Il sultano invia un suo sottoposto a informare la donna dell'onore che intende farlo. Immediatamente tutte le altre donne si congratulano con lei, la accompagnano al bagno, la profumano, la vestono nel modo più appropriato e maestoso. Allora l'imperatore fa precedere la visita da un dono reale e poi entra nel suo appartamento. Non è vero, come ha detto qualcuno, che le donne striscino ai piedi del letto. Il sultano si distrae certamente in compagnia delle sue donne, ma questo non mi sembra né meglio né peggio di quanto avviene in tutte le cerchie, in tutte le corti d'Europa, in cui si osserva su chi il monarca getta lo sguardo e si attende il sorriso con impazienza e con invidia di quelle che non riescono ad ottenerlo. Chiarissima la sua capacità di mettere a confronto quella che è una rete esplicita di relazioni all'interno del serraglio tra il sovrano, che è autorizzato ad avere la moglie e le concubine, come sapete, secondo quello che è il costume orientale, e quello che avviene in maniera, a dire di Lady Montagu, molto più ipocrita nelle corti occidentali, dove comunque le favorite esistono e c'è tutto un gioco di sguardi e anche lì una regia molto accorta che è stata studiata in Italia in maniera direi straordinaria dalla Craveri, che a questi temi ha dedicato alcuni testi fondamentali pubblicati per i tipi di Adelphi. Dicevo, l'ipocrisia dell'Occidente. Tutto sommato, almeno in Oriente, il serraglio è una struttura che protegge le donne e all'interno della quale i comportamenti sono codificati in modo tale appunto che queste relazioni siano esplicite e non necessitino quei sotterfugi comportamentali che invece sono presenti in Occidente.
ancora un'immagine che viene dall'Oriente, che ci fa vedere il ritratto del sultano Hamed. Lo stesso sultano è invece rappresentato da un artista inglese, John Young, che come vedete tutto sommato non va poi così lontano da quella che è la descrizione delle fattezze del personaggio, così come lo aveva appunto ritratto un suo conterraneo. Questi ritratti circolano tantissimo nell'Europa del tempo. Quando voi andate in un museo, in un castello, in una residenza, del 500, del 600, del 700, trovate sempre queste lunghe file di quadri, talvolta neanche bellissimi, con personaggi, i volti dei quali spesso non sono neanche particolarmente affascinanti. E non so se vi siete mai chiesti come mai in tutte le residenze, in tutti i castelli, ci sono queste gallerie di personaggi, sono i famosi ritratti di Stato. Avevano lo scopo di far conoscere anche a chi non poteva viaggiare, ai personaggi importanti che rimanevano in Occidente, così come quelli che rimanevano in Oriente, i sembianti dei vari sovrani che si trovavano in tutta Europa. Quindi esiste una pletora di produzione pittorica, non necessariamente, ripeto, di altissima qualità, che in assenza delle fotografie serve a far conoscere in tutte le corti, anche le più piccole, anche le più periferiche, i volti dei vari personaggi. Molti di questi quadri nel corso del tempo sono andati perduti, magari anche a causa di guerre, traslochi, avvenimenti non sempre positivi, ma quelle che sono rimaste fino a noi riempiono decisamente i luoghi nei quali sono i forzieri dei musei, non sempre neanche le vediamo esposte, ma sono, diciamo così, un catalogo infinito di volti, di personaggi importanti che nel corso dei secoli hanno rivestito funzioni di comando o nell'esercito o nello Stato e così via. E ancora, vedete, Van Moor che ritrae, sempre sullo sfondo del palazzo di Istanbul, Costantinopoli, il sovrano Hamed. La copia, quindi Montagu, si trova presso Istanbul, fa vita di corte e mentre il marito va con il mondo maschile a svolgere quelle che sono le funzioni politiche, Lady Montagu intesse tutta una serie di amicizie con il mondo femminile turco che poi le servono a introdursi in tutti i luoghi, anche nei luoghi che fino a quel momento nessuno aveva mai visitato. E infatti, ad esempio, è la prima donna occidentale a descriverci in maniera precisa non soltanto la struttura fisica, come è fatto l'harem, che è costituito da un insieme di stanze all'interno delle quali le donne vivono, convivono e si preoccupano l'una dell'altra, l'una dei figli dell'altra, quindi costruendo una rete gerarchica di aiuto reciproco e quindi allontana decisamente quell'interpretazione che andrà tanto di moda nell'orientalismo occidentale esperito soprattutto al maschile, che fa vedere il serraglio, l'harem, il bagno, l'hammam come un luogo tutto sommato erotico o altamente erotizzante e lo riconduce invece a una dimensione, diciamo, sociale, istituzionale, come proprio quello che è realmente una rete di relazioni. Ecco che cosa ci scrive a proposito del bagno delle donne all'interno dell'area, lei, prima europea, prima occidentale, ad esservi ammessa e a poter vedere quello che succede realmente. Io ero nel mio vestito da viaggio, cioè vestito da amazzone, e certamente devo essere sembrata loro goffa o straordinaria. E tuttavia, nessuna di loro ha mostrato la minima sorpresa o curiosità impertinente, ma mi hanno accolta con tutte le possibili manifestazioni di educazione e di cortesia. Non conosco nessuna corte europea dove le signore si sarebbero comportate in modo così gentile verso una straniera. Credo che in tutto ci fossero qualcosa come 200 donne e tuttavia non c'è stato nessuno di quei sorrisi che sia stato sdegnoso o un sorriso satirico. Insomma, nulla di negativo nei miei confronti e più volte mi hanno ripetuto: Giselle,
Guzel, che nella loro lingua vuol dire graziosa, molto graziosa. I primi sofà erano ricoperti di cuscini e ricchi tappeti su cui sedevano le signore e sui sofà successivi le loro schiave e dietro di loro, ma senza nessuna distinzione di rango nel vestire, essendo tutte nello stato di natura, cioè detto in buon inglese, completamente nude, senza nascondere né bellezze né difetti. E non c'era in loro nessun sorriso maligno o gesto immodesto. Mi son convinta così della verità di una riflessione che avevo fatto spesso, e cioè che se fosse di moda andare nudi, si farebbe poca attenzione al viso. Era interessante vedere tante donne nude, in diverse posizioni, tutte in conversazione, alcune al lavoro, alcune che bevevano il caffè o che bevevano sorbetti e molte che giacevano tranquillamente sui loro cuscini, mentre le schiave erano tutte impegnate a lisciare o intrecciare i loro capelli. In breve, possiamo dire che l'hammam è il caffè delle donne, dove si raccontano tutte le notizie della città, si inventano scandali, si fanno chiacchiere su tutti. La signora, che sembrava più altolocata, mi inventò a sedermi accanto a lei e forse mi avrebbe anche spogliata per il bagno. Io mi scusai, mi irritassi con qualche difficoltà, poi si convinse perché vidi che credevano che ero chiusa a quello stile di vita e che non era proprio possibile convincermi a fare diversamente. Sciolsi semplicemente il mio corpetto per dimostrare loro che sotto ero veramente una donna. Ecco. Le donne erano un po' turbate da questo occidentale che rimaneva completamente vestita e lei capisce che deve dimostrare loro di non essere un uomo sotto mentite spoglie, per cui apre, slaccia il corpetto e dimostra a queste donne orientali, tutte nude, che anche lei fa parte del genere femminile. Ma quello che è interessante è come lei si sia introdotta all'interno di questo ambiente senza nessun pregiudizio, pronta a cogliere il reale comportamento di queste donne che stanno nell'hammam per fare la cosa che si fa nell'hammam, nel bagno, e cioè il ristoro fisico, la pulizia personale, l'igiene individuale, coadiuvate, nel caso alcune se lo possano permettere, dalle donne di servizio. E poi dice un'altra cosa interessante, che lì nessuno guarda la bellezza o la bruttezza delle persone, le reali caratteristiche fisiche non contano perché tutte si accettano per quello che sono. Lady Montagu, quindi, è una sorta di prima voce che si interessa a quello che è l'aspetto etnografico, i reali costumi del tempo, e non si lascia irretire da quella visione invece piena di pregiudizi che gli uomini avevano, che ritenevano che, ad esempio, anche l'hammam fosse un luogo misterioso in cui soprattutto le relazioni saffiche avevano un ruolo fondamentale. Le immagini che vedete scorrere vi fanno vedere la biblioteca di Ahmed III, il sovrano appunto alla corte del quale la famiglia Montagu si trova, il sovrano che fu un grande costruttore anche all'interno del palazzo, un restauratore, un trasformatore delle strutture del palazzo che in qualche modo, pur mantenendo le caratteristiche orientali, incominciano anche a misurarsi con delle necessità che vengono dal fatto che questa istituzione si confronta costantemente con il mondo occidentale. Tanto è vero che Levni dipinge anche tutta una serie di miniature non dedicate al mondo orientale, ma al costume e ai personaggi che arrivano dall'Occidente. Quindi possiamo dire che mentre prima abbiamo visto i quadri di pittori occidentali, guardi ed altri che venivano in Oriente e guardavano con gli occhi di occidentali il mondo orientale, qui vediamo invece un nobilduomo, per la precisione un nobilduomo tedesco, guardato, ecco, dagli occhi di un pittore del tempo che invece era turco. Incontro-scontro, come vi dicevo, incontro perché il tema dell'orientalismo, il fascino delle decorazioni alla turca, le cosiddette turcherie, irrompono nella cultura occidentale tra 6 e 700. Se voi andate in alcuni castelli anche italiani, trovate il salotto alla turca, decorato come se fosse un salone
presente all'interno dei palazzi del sultano. Poi troverete magari la sala alla cinese o alla giapponese, perché questo Oriente, nel senso più vasto del termine, in qualche modo esercita una fascinazione continua nei confronti dell'Occidente. E nei confronti del mondo orientale è particolarmente attenta Lady Montagu anche per quello che riguarda una pratica sanitaria. Quella che vedete è una miniatura che viene dall'estremo oriente, viene dalla Cina e ci fa vedere una cosa molto importante, e cioè come avveniva la vaccinazione molto prima della vaccinazione introdotta da Jenner. Gli studiosi di storia della medicina e della sanità sanno che la pratica della variolazione, che è diversa dalla vaccinazione, è conosciuta in Oriente a cominciare dal X-XI secolo, e questa miniatura in qualche modo già ce lo dimostra. Vedete che c'è questa mano sulla destra che sta intingendo in una cosina rotonda, no? Un ago. Questa cosina rotonda è una pustola di vaiolo umano. Il vaiolo è una malattia che arriva agli esseri umani dagli animali. Il virus che è responsabile del vaiolo è un ortovirus, e siamo sicuri che da migliaia di anni l'uomo, le comunità umane si devono confrontare con questa patologia tremenda e invalidante, perché ad esempio sono state trovate le tracce della malattia del vaiolo nelle tombe egiziane, in alcune tombe appunto cinesi, e poi la documentazione storica in qualche modo ha permesso di ripercorrere la storia di quella che è chiamata nelle fonti antiche la variola major o appunto vaiolo, mentre la minor è la varicella. Varicella e vaiolo sono simili dal punto di vista dei rash cutanei, ma la distribuzione delle pustole confluenti nel caso del vaiolo maggiore, del vaiolo vero e proprio, è molto più drammatica di quella della varicella, che peraltro rimane, continua a rimanere una malattia comunque seria. Allora, le popolazioni antiche, e intorno al 1000 ciò era pratica già attestata, come vi dicevo, in Cina, comprendono, mediante una pratica, non mediante studi ovviamente che possono essere fatti con il microscopio, che se una persona ha il vaiolo non confluente, cioè il vaiolo non in forma troppo grave, e viene a contatto con altre persone, queste persone si infettano, ma come lei potranno avere un vaiolo nella forma più attenuata e quindi saranno immunizzati, cioè potranno risparmiarsi la malattia con il vaiolo confluente nel caso ritorni l'epidemia. Successivamente, la pratica ovviamente non è scevra da pericoli, perché chi contrae il vaiolo da chi ha avuto il vaiolo in forma attenuata non è detto che a sua volta ce l'abbia nella stessa forma, e quindi diciamo che la percentuale di rischio si attesta comunque intorno al 20%, ma molto rapidamente, e questa immagine ve lo sta dimostrando, si intuisce che il vaiolo può essere provocato in una forma ancora più attenuata, intingendo, sgraffiando un po' di materiale preso dalla pustola di un malato di vaiolo minore e sgraffiando con lo stesso ago una persona sana. Si introduce ovviamente il virus, l'ortovirus del vaiolo, nel corpo della persona sana, si produce una reazione immunitaria, quasi sempre questa corrisponde alla diffusione di pustole intorno alla zona che è stata infettata, e ha una forma più leggera di vaiolo. Vedete che questa persona ha il vaiolo, ma non ha tante pustole, le pustole sono quelle cosine rotonde, e ad esempio il viso è rimasto completamente libero, mentre invece nel caso di vaiolo confluente il viso diventava una vera e propria maschera sfigurata, e soprattutto il vaiolo confluente quasi sempre portava alla morte, come accade anche per alcuni sovrani. Allora, questa pratica,
viene ulteriormente modificata in Oriente e le donne, soprattutto le balie, all'interno degli haremi e degli hammam, che cosa fanno? Quando un bambino si ammala di vaiolo, fanno seccare una pustola sul suo corpicino, la prendono, la polverizzano, la mettono dentro una cannina, una piccola canna, e la insufflano, la sparano nelle mucose nasali degli altri bambini, provocando una forma molto attenuata di vaiolo in questi bambini, ma immunizzandoli per tutta la vita. Questa pratica viene colta immediatamente da Lady Montagu, che mi ricordo aveva avuto il vaiolo, quindi aveva sperimentato direttamente sulla sua pelle cosa significasse essere malata, ma soprattutto aveva perso anche il fratello per la stessa malattia. A proposito di malattie, ti dirò una cosa che ne sono sicura ti farà desiderare di essere qui. Il vaiolo, che tra di noi è così diffuso e fatale, è qui assolutamente innocuo grazie all'invenzione dell'innesto, o meglio all'invenzione che usano qua. Migliaia di persone si sottopongono all'operazione ogni anno e l'ambasciatore francese dice sorridendo che qui ci si prende il vaiolo come un passatempo, come si passano le acque nei nostri paesi. Sono così patriottica da prendermi la briga di lanciare in Inghilterra la moda di quest'ultima invenzione e non mancherai di scriverne con molti dettagli a qualcuno dei nostri dottori. E se ne conoscessi uno dotato di sufficiente virtù da distruggere una così notevole parte dei suoi redditi per il bene del genere umano, forse sarebbe il caso di provare. Ecco. Lady Montagu ha capito una cosa importantissima, che questa pratica, perché è una pratica diffusa a livello popolare in tutti gli strati della popolazione, anche la meno abbiente, ma anche all'interno della corte, di inoculare o insufflare, e appunto si chiama la variolizzazione, le pustole polverizzate di vaiolo risparmia in Oriente dolori terribili che invece una bella fetta della popolazione occidentale e soprattutto nelle corti e nella nobiltà si sta vivendo. Quindi incomincia una sua personale guerra al vaiolo, una lotta al vaiolo, mandando a destra e a manca tutta una serie di lettere e purtroppo devo dirlo, non sarà presa subito molto in considerazione. In realtà, negli anni in cui Lady Montagu, e siamo entro il 1718, ha incominciato a notare queste pratiche e incomincia a scriverne in Occidente, altri italiani e stranieri che conoscevano le pratiche orientali incominciano a interessarsi a questo tema della pratica, orientale e dell'immunizzazione che si ottiene attraverso questa pratica. Uno di questi, ad esempio, è Giovanni Targioni Tazzetti, toscano, medico, che scrive una sua relazione su questi innesti del vaiolo, propugnando appunto questa pratica per proteggere buona parte della popolazione. Ancora, qui abbiamo un testo invece che viene da Venezia, che ci relaziona sulla pratica del medico inglese Jenner, di cui tutti abbiamo sentito parlare, che sarà colui che farà evolvere, diciamo così, in una direzione ancora meno pericolosa, la pratica dell'inoculazione del vaiolo. Perché vi ricordo, il vaiolo, così come era curato, anzi l'immunizzazione che si otteneva in Oriente, avveniva attraverso l'inoculazione, la variolizzazione umana. Jenner fa un passo in avanti. Jenner capisce che esiste l'immunizzazione crociata tra vaiolo vaccino, cioè delle mucche, e vaiolo umano. Attraverso sempre le osservazioni compiute in questi anni, siamo nella prima metà del Settecento, i medici si accorgono che coloro che allevano il bestiame, che è colpito da una forma di vaiolo generato da una famiglia affine agli ortovirus umani, che erano colpite appunto dal vaiolo delle mucche, non venivano ad ammalarsi durante le epidemie umane. Che cosa succedeva? Che
prendendo il latte delle mucche che talvolta avevano delle pustole sulle loro mammelle, contraevano una forma leggera di vaiolo delle mucche, sulle loro mani comparivano le stesse vescicole che comparivano sulle mammelle delle mucche, ma quando arrivava l'epidemia di vaiolo umana, quelli che si occupavano di allevamento del bestiale non prendevano mai il vaiolo delle mucche. Allora Jenner dice: ma se il vaiolo delle mucche non produce gravi danni a coloro che le allevano e le mungono, quando contraggono questa forma, allora forse è più utile inoculare negli umani le pustole delle mucche, non quelle degli altri esseri umani, che abbiamo visto in alcuni casi invece producono un vaiolo grave e confluente. Per farvela breve, Jenner mette appunto, provandolo sul proprio figlio, una forma di variolizzazione che poi verrà chiamato il vaccino, perché invece di usare il materiale pustoloso umano, usa il materiale pustoloso delle mucche. Da lì la parola vaccino, delle mucche, no? Delle vacche. E che poi entrerà a far parte, come sappiamo bene, della nomenclatura medica che ancora oggi noi utilizziamo. Grazie alle pustole delle mucche, al materiale ricavato dalle pustole delle mucche inoculato sotto pelle, lui produce una piccola reazione in prossimità del luogo nel quale è stata fatta l'inoculazione, ma evita che ci siano invece danni maggiori. Ovviamente poi tutto verrà ulteriormente perfezionato e chi come me è nato negli anni 60 ha ancora sul braccio quel segnetto che è quella pustolina piccolina, no? Quella piccola cicatrice che segnala che noi tutti siamo stati vaccinati con questa tecnica. Tecnica che ha permesso tra gli anni 80 e gli anni 90 di eradicare completamente in Occidente e non solo il vaiolo, che ormai è una malattia estinta, tant'è che il vaccino del vaiolo viene conservato in alcuni centri mondiali, CDC di Atlanta ed altri, perché allo stato attuale non ci sono più casi di vaiolo umano nel mondo. E questo è stato il frutto, diciamo così, di una evoluzione di comportamenti pratici che Lady Montagu aveva già individuato molto bene, tanto da decidere di far insufflare nelle nari del figlio e poi della figlia il vaiolo per evitare loro, quando sarebbero tornati in Occidente, potessero essere colpiti dall'epidemia che circolava a corte. Però quando il vaccino incomincia a circolare in Europa, mica tutti sono d'accordo, sono molti gli scettici, sono molti coloro che si oppongono alla diffusione delle pratiche di variolizzazione poi al vaccino di Jenner. Guardate questa vignetta satirica che vi fa vedere come gli uomini e le donne, nel caso siano sottoposti al vaccino, sviluppa, quindi a una parte, no, di inoculazione prelevata dalle pustole delle mucche, sviluppano delle parti corporee che hanno addirittura l'aspetto delle mammelle o delle mucche. È un modo di dire, in maniera esplicita, che l'uomo non si può affatto avvantaggiare dall'utilizzo appunto del vaccino, dall'utilizzo del materiale che proviene dalle mucche. Però l'azione di Lady Montagu venne riconosciuta da alcuni postumi. Questo è quello che vedete, un memoriale che è stato posto nella cattedrale di Lichfield, che onora in maniera evidente l'impegno che Lady Montagu profuse nel diffondere in Inghilterra e in Francia la conoscenza della variolizzazione e poi permise quindi lo sviluppo della vaccinazione che noi conosciamo. Ecco la frase dedicata a Lady Montagu, che ha felicemente introdotto dalla Turchia in questo paese l'arte salutare dell'inoculazione del vaiolo, convinta della sua efficacia, l'ha provata per la prima volta con successo sui propri figli e poi ha raccomandato la pratica di questo ai suoi concittadini. Quindi, con il suo esempio e con il suo consiglio, abbiamo ammorbidito la virulenza e sfuggito al pericolo di questa malattia maligna.
perpetuare il ricordo di tale benevolenza ed esprimere la sua gratitudine per il beneficio che lei stessa ha ricevuto da questa arte, che la lieta, eccetera, eccetera, e la firma di Henrietta Inge, che era stata a sua volta inoculata e quindi che aveva sfuggito, era sfuggita dal contagio vaioloso. E qui vediamo ancora un ritratto di Lady Montagu fatto nel 1717, quindi nel momento in cui si trova ancora presso la Sublime Porta con il figlioletto, è vestita come vedete all'orientale, accanto a lei c'è una signora inginocchiata, secondo quello che è il modo tipico appunto di inginocchiarsi delle orientali, e alla sua destra vediamo il paesaggio. Appunto, e il personaggio ancora che viene dal mondo turco. E ancora un ritratto con lei vestita all'orientale, questo è un abito alla turca, come si evince anche in alcune miniature dell'autore che abbiamo visto prima, ma anche perché sullo sfondo si vedono chiaramente il Bosforo e alcuni edifici orientali che fanno richiamo appunto al fatto che lei si trovava ancora in Oriente, ma già viene raggiunta dai dispacci inglesi che dicono al marito e ovviamente anche a lei che devono rientrare in patria. Il soggiorno a Costantinopoli, che sembrava dover durare almeno 5 anni nei progetti della coppia Montagu, invece dura molto meno. E un anno e mezzo dopo il loro arrivo a Costantinopoli, i due più il loro maschietto e nel frattempo la bimba che è nata, si mettono in viaggio. Quindi Lady Montagu porterà il ricordo anche con gli abiti che continuerà a indossare all'orientale, come vediamo qua in questa bella miniatura del suo soggiorno costantinopoletano, ma si accinge a rientrare in patria. E mentre all'andata il viaggio era stato fatto quasi tutto via terra, adesso il rientro è fatto in buona misura via nave. Vedete, parte da Costantinopoli, attraversa l'Egeo, viene verso l'Italia, tocca le coste dell'Africa, passa da Malta, poi risale Livorno, Genova e poi da Genova va verso Torino, valica il Moncenisio, attraversa tutta la Francia, arriva ovviamente sulla Manica e poi attraversa la Manica via nave. È un viaggio di ritorno molto interessante perché soprattutto nel momento in cui esce da Costantinopoli e attraversa il territorio dell'Egeo, della Grecia, si ferma sullo Stretto dei Dardanelli e in tanti altri luoghi e nelle sue lettere scritte da quei posti evoca costantemente i suoi ricordi culturali. Ancora una volta c'è un modo nuovo vedere quelle terre, ricordo dei testi greci, dei testi latini, dei testi della guerra di Troia, eccetera, eccetera, riemergono costantemente e lei è affascinata ed entusiasta di poter vedere con i suoi occhi i luoghi dei quali ha letto sui testi nei quali si è formata durante la giovinezza. Il viaggio per nave è come tutti i viaggi un po' perigliosi, attraversare il mare aperto, ogni tanto la mette a dura prova e mette anche a dura prova le persone che stanno viaggiando con lei, ma ecco che finalmente arriva a Genova. A Genova, all'altezza di San Pier d'Arena, e per chi i genovesi che ascoltano sarà facile individuare le località, si ferma in quarantena, ospite. Parola che in questi giorni va di moda, o come spesso accadeva all'epoca, chi arrivava dall'Oriente era fermato nei vero e proprio lazzareto, in un posto distante dalla città, oppure doveva rimanere chiuso presso residenze di persone accoglienti e compiacenti, non avendo però rapporti con altri, finché non si era sicuro che non fosse portatore, in quel caso soprattutto della peste bubonica, che era la malattia che faceva più paura. In questo momento, siamo appunto nel 1718, lei è ospite di Madame d'Avenin. I d'Avenin erano i responsabili presso
la città di Genova, le autorità genovesi, proprio della corona inglese, ed è ospite in San Pier d'Arena. Ecco che cosa scrive di Genova e delle ville. Genova è una città che poi lei frequenterà, vedremo a lungo anche nel corso del resto della sua vita. Io abito in casa di Madame d'Avenas in San Pietro d'Arena e sarei con lei pure ingiustissima se non ne parlassi con ammirazione, dopoiché ella mi tiene buona compagnia ed ha con il suo lieto umore contribuito a rendermi questo soggiorno gradevolissimo. Genova, posta in un bellissimo golfo, eretta sulla pendice di una collina, abbellita d'ottime architetture, intraveggiata da giardini, si presenta dal canto di mare in una bellissima prospettiva, benché della sua bellezza molto perdesse ai miei occhi, accostumati a quella di Costantinopoli. Poi prosegue descrivendo i genovesi, le pratiche del cicisbeismo che per la prima volta incontra Genova e sulle quali tornerà anche in lettere più tarde, e poi ci descrive il centro della nostra città. Ma quelli che meritano più particolar menzione sono i palazzi del Durazzo, dei Due Balbi, che sono uniti insieme mercé un magnifico ordine di colonne, e quello dell'Imperiale, che è qui nel villaggio di San Pietro d'Arena, fa riferimento a Villa Imperiale, che poi è diventata sede di scuola, ed è uno di quelli che appartengono in proprietà ai Doria. La bellezza dell'architettura e lo sfoggio della ricchezza nella profusione degli ornamenti, la disposizione, il gusto e l'eleganza che ho qui veduto fanno prova di una grandezza e di una magnificenza senza limiti. E quindi Lady Montagu se ne torna in Inghilterra. Se ne torna in Inghilterra portandosi dietro il suo bagaglio di esperienze, i suoi due figli, ma anche la consapevolezza sempre più evidente che l'amore per il marito non esiste più, anzi, che forse non c'è mai stato. Che la sua fuga per sposarlo è stata una fuga romantica più alimentata dalla sua fantasia che dalla realtà, che Montagu ha fallito sotto tutti i fronti, non è riuscito a rimanere a Costantinopoli come rappresentante del governo inglese e non riuscirà ad avere più incarichi di prestigio presso la corona. Questa disaffezione diventa sempre più evidente nelle lettere e i due praticamente sono separati, anche se rimarranno marito e moglie formalmente per il resto dei loro anni. Intanto lei si guarda intorno e ha la possibilità di conoscere inevitabilmente altri uomini. Ad esempio, si prende una sbandata clamorosa per un veneziano che si trovava in Inghilterra in quel momento, che era Francesco Algarotti, un intellettuale a 360 gradi, sostanzialmente misogino, nonostante avesse scritto un testo intitolato Newtonianesimo per dame, cioè la scienza di Newton volgarizzata e resa comprensibile anche alle donne. Algarotti, così come molti intellettuali del tempo, guardava in realtà, come vi dicevo, con grande sospetto alle ambizioni che le donne tra 6 e 700 incominciavano a coltivare sempre di più. E in Inghilterra in particolare, dove ad esempio una protofemminista ante litteram, amica tra l'altro della nostra Montagu, Afra Behn, aveva scritto in maniera inequivocabile che le donne intellettualmente sono uguali agli uomini. E la stessa Lady Montagu a un certo punto scrive un testo emblematico della sensibilità che ha sviluppato nei confronti dell'autonomia del genere femminile, quando rivendica il fatto che le doti e il pagamento delle doti sono una sciagura per le donne, perché grazie, a seguito dell'istituto della dote, la donna è un oggetto, è una merce, no? Oggetto di transizione tra due uomini, un padre e un marito. Quindi rivendica la cancellazione della dote per rivendicare, diciamo così, quella che è anche l'autonomia delle donne. Comunque, questo non le impedisce di invaghirsi del bel italiano Francesco Algarotti, che vedete qua, e quindi di partire nel 1739 alla volta di Venezia per ritrovarlo. Nel 1739 quindi lascia di nuovo Londra e viene a Venezia,
prende in affitto una casa nel Canal Grande e incomincia la sua personale vita di libertà e di itineranza, di viaggiatrice veramente, così come avrebbe voluto essere, anche se in una lettera scritta al marito, dice esplicitamente: io avrei voluto fare due cose nella vita, una vita di viaggi e un uomo che sapesse viaggiare con me. Tu non sei stato così. Quindi la denuncia, ecco, di questa mancanza di liaison, no, spirituale, oltre che fisica, ma anche il desiderio di essere una viaggiatrice, di continuare a potersi muovere liberamente in Europa. E allora nel 39 lei arriva a Venezia, prende una casa sul Canal Grande e incomincia una relazione che non durerà peraltro molto con Algarotti. Nel 1740, scusate, la troviamo a Roma, poi a Firenze, poi a Napoli, dove cerca di ottenere il permesso dal re di Napoli per andare a vedere gli scavi di Ercolano che erano stati iniziati da neanche una decina d'anni, permesso che non le viene accordato, ma lei si rifà perché riesce a salire sul Vesuvio e racconta in una lettera le meraviglie, ovviamente, del paesaggio e della sua ascensione al Vesuvio. Nel 41 è di nuovo a Roma, poi torna a Livorno, poi ritorna a Genova verrà più volte, poi arriva a Torino dove rincontra l'Algarotti e dove si consuma definitivamente la rottura con l'Algarotti, va di nuovo a Torino, valica il Moncenisio, pagina bellissima quella del suo valico del Moncenisio, arriva a Ginevra, va a Lione e poi abita per 4 anni nel sud della Francia, ad Avignone. Nel 1746 torna in Italia. È una signora ormai non più giovane, ma che, devo dire, continua, diciamo così, a essere attratta dai giovani scapestrati e incontra un tizio che si chiama Ugolino Palazzi. È un Casanova d'accatto, un bresciano spiantato, direi un signore che vive praticamente di rapina e furto a svantaggio delle signore che riesce a concupire. Questo che vedete è il palazzo della famiglia Palazzi a Brescia, sulla piazza del Foro, che all'epoca non era ancora stato scoperto insieme al Capitolio e non era oggetto di scavi archeologici. È un palazzo che adesso denuncia l'antichità della sua costruzione, ma all'epoca era un palazzo nel quale appunto viveva questo signore Ugolino che la ospita per 2 mesi quando lei è malata. Le fa fuori un sacco di quattrini e quando lei si riprende dalle cure e spalanca gli occhi comprendendo che il Palazzi è stato un personaggio poco commendevole nei suoi confronti, prende la via di Lovere, nota località sul lago di Iseo, dove prende in affitto una casa nella quale rimarrà a lungo, tant'è che 2 anni fa hanno, vedete, intitolato la passeggiata sul lungo lago di Lovere, dove tra l'altro con gli amici di Arte sul Cammino qualche anno fa abbiamo anche trascorso un nostro fine anno, l'hanno dedicata a Lady Mary Montagu, e questa è una visione sul lago di Iseo che si ha da questa passeggiata. La parte finale della sua vita è una parte di tristezza, di mestizia. Vive a Lovere, all'Accademia Taddini è stato ritrovato un suo piccolo ritratto qualche tempo fa, anche esposto in una mostra. Rientra 2 anni prima della sua morte nel 1769 in Inghilterra, dove viene accolta dalla figlia che è andata, mentre il figlio, abbiamo detto, diventa un po' uno scapestrato viaggiatore per il mondo, la figlia invece diventa una nobildonna inglese che sposa un importante politico e la accoglie in casa e la riaccompagnerà poi in un ultimo viaggio in Italia, quasi a voler finalmente unire il suo destino a quello della moglie, della mamma. L'immagine della figlia però ci fa vedere un volto molto più severo e certo molto meno affascinante del glamour che la mamma aveva saputo ispirare. Nel frattempo, le lettere, le 900 e più lettere di Lady Montagu erano state affidate da Lady Montagu a un caro amico,
che però non voleva che queste fossero pubblicate perché vi erano troppe anche notazioni su personaggi inglesi e anche di altre località d'Europa. Per cui, su indicazione della figlia, queste lettere vengono date alle fiamme. Se ne salva un'altra serie che erano appunto rimaste sconosciute e che vengono pubblicate dopo la morte di Lady Montagu. Quindi, grazie a questa pubblicazione postuma, è stato possibile ricostruire parte di quello che vi ho raccontato, implementandolo ovviamente alle fonti della famiglia Montagu e ovviamente anche della famiglia Pierpont. Ne è nato un affresco molto interessante sulla vicenda esistenziale di Lady Montagu, una donna, come vi dicevo, capace di cogliere il mondo che la circondava, che fosse la descrizione dell'Aia, di Rotterdam, di Colonia, di Norimberga, di Vienna, di Ratisbona, di Hannover o di qualunque altra località che lei abbia toccato, compresa appunto, come vi dicevo, la nostra Genova e in generale la nostra Italia. Una donna che ha viaggiato senza gli occhiali del pregiudizio, curiosa, affascinata da tutto quello che incontrava, piena di interessi nei confronti della cultura tutta, una donna che però ha sofferto, se volete, romanticamente per non aver mai trovato un vero compagno che sapesse condividere fino in fondo le sue emozioni interiori e la sua voglia di conoscere il mondo, soprattutto il mondo orientale. Una capacità di descrivere quel mondo che poi alimenterà la pittura di Ingres, la pittura di Matisse, la pittura di molti artisti che spesso volte dimostreranno di aver utilizzato come loro fonte, diretta o indiretta, le lettere di Lady Montagu. Che mi piace quindi ricordare con questo quadro realizzato postumo, di Etienne Liotard, con questi colori gialla Matisse, rosso e blu, no? Violenti e accesi, come violenti e accesi erano i colori e i climi che lei aveva incontrato, e con questo suo sguardo perso sul mondo, quel mondo che lei ha descritto, conosciuto e amato, e soprattutto guardato con una curiosità, appunto, priva di pregiudizi, che l'hanno portata a essere anche un medico senza essere medico, propugnatrice di quella tecnica che tante persone, milioni di persone, ha salvato dal vaiolo. E visto che siamo in tempi di epidemie, rivendicare che ancora una volta una donna è stata più acuta di tanti medici, beh, come donna mi fa piacere. Ci vediamo, se ne avete voglia, venerdì alle 17:30 per parlare di Kallela, questo artista che viene dalla Finlandia e compirà uno straordinario viaggio in Africa, documentandolo. Se avete degli amici che hanno piacere di risentire le nostre conferenze, fateli scrivere a flavia@artesulcammino.it in modo che posso mandargli il link individuale se hanno piacere per connettersi e sentire le altre conferenze. A venerdì prossimo, tanti saluti a tutti. Ciao, ciao Flavio, Grazie. ciao, 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 ciao. 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 Ciao.